Salve, carissimi visitatori e banchettari. Il bello del cyberpunk non è solo letteratura, foto, film e musica, ma una filosofia artistica e stupefacente sulle assurdità della nostra esistenza siderale e autodistruttiva, che ai margini dell'impossibile ci dà non solo la sensazione allucinante, ma anche nuove percezioni oltre l'immaginabile. Godetevi le storie di fantasmagoria senza pietà in un autoprocesso alla vostra coscienza, per crescere in un attimo solo e senza frontiere astrali e multiversali. ...2015, Archeologia Industriale, Exadeus Pro, di Cosmo Gandhi, per Radio Astral Fly. In alta quota. La filatura della lama è la sensualità della ragione, multidimensionale, multimediale e multiuniversale, architettonizzata in più di 52 percezioni, dalle proiezioni astrali dei meccanismi del sogno vivente che genera ogni realtà. Dio è morto, adesso tocca a noi fare meglio di lui in modo pienamente casuale i creatori dell'architettura dei nostri sogni, come veri spirit liberi oltre l'immaginabile. A tutti i padroni di tutti i mondi e alle loro nuove creature. Se la mia arte cybertop di cyberpoesia dovesse mirare a qualcosa nel senso dell'architettura dei sogni, allora si tratterebbe solamente di liberare tutte le anime dai disturbi ossessivi e compulsivi che le imprigiona in un'ottica sbagliata di visioni ristrette e sentimenti al di sotto di ogni morte e dalle loro paure e percezioni incastrate nel nulla. Perché la regola numero uno nell'arte della magia multiversale, non si può forzare nulla, in quanto tutto è inforzabile. Comunque, sempre postulabile. Dream Architecture, l'architettura dei sogni. Testo vecchio circa 9.000 anni, ripescato dall'archeologia industriale di Cybertop Art, proveniente da radici asiatiche. Immaginatevi di essere la sola persona seduta nella sala di un cinema a guardare un film la cui regia è stata scritta da voi e di cui siete i produttori. Voi avete diretto la regia, e sempre voi ne siete l'assoluto protagonista. Immaginate di identificarvi talmente tanto nel ruolo che interpretate, da dimenticarvi totalmente chi siete realmente. Associandovi ed assimilando il personaggio interpretato al punto di identificarvi completamente in lui. Effettivamente, ora tutti i vostri pensieri, le vostre emozioni, le vostre percezioni, incluso i vostri sensi sono diventati un tutt'uno con le scene del film al punto che, senza che ve ne rendiate conto, esso stesso diventa la vostra realtà assoluta, ancora più reale della vostra vera vita e del vostro mondo naturale. Dunque, ora che siete completamente integrati con ogni parte del film, immaginate di essere da quella parte, dentro alla storia, pienamente consapevoli del ruolo che state vestendo. Nascerebbero delle discordie? Con estreme minacce reagireste impaurendovi a dismisura. Se la vostra figura, nel ruolo che ricoprite, venisse salvata, reagireste con estremo piacere e vi sentireste liberi. Se vi sentiste sconfitti, anche solo per amore, vi disperereste mentre, se doveste vincere ancora, sareste nuovamente felicissimi. Dopo un po' apostrofo di tempo, solamente l'idea di evadere da questa illusione vi sembrerebbe un atto di autodistruzione totale, un vero suicidio emozionale e l'idea verrebbe subito respinta e cancellata. Quindi non ne fareste nulla, continuereste a rimanere bloccati negli eventi che state vivendo sul grande schermo, continuando a vivere nell'illusione che tutto sia reale. Anche se sporadicamente, avreste dei dubbi, trovereste delle prove riguardanti la vostra ragione ed il vostro ego personale,
con l'aggravante di essere legati a tutti gli altri attori e ciò comproverebbe che il sogno è effettivamente l'autentica realtà. Esattamente questo è lo stato in cui si trova imprigionata l'intera umanità, dove tutti noi siamo intrappolati. Gli abitanti del pianeta Terra, chiamati umani, si trovano in questo stato di incoscienza. Essi si identificano falsamente in ruoli che non gli appartengono e che recitano con altrettanta falsità, sentimentalmente e con i loro pensieri che accompagnano la loro vita cieca. Essi hanno completamente dimenticato, perso la memoria, arrivando a dimenticare addirittura se stessi, dementendosi. Che il film ha 52 percezioni, delle loro menti, che percepiscono attraverso le interpretazioni mentali e simulazioni neurointerattive di impulsi bioelettromagnetici, interpretati dai meccanismi dell'anatomia e delle loro menti aberrate, hanno dimenticato che non è reale, che non solo sono i creatori, registi e produttori del film, ma che interpretano un ruolo, ogni scena compresa, che si svolge sul grande schermo. A questo punto, immaginate che, dopo esservi identificati in ogni ruolo dell'intera storia del film, riuscite nuovamente a ricordarvi che il film, che è solo un rullino, non è e non era reale. Decidete così di non volere mai più identificarvi e sostenere tutti quei ruoli, pensieri ed emozioni facenti parte degli eventi e delle scene di una storia da voi stessi creata e generata. Appena vi doveste rendere conto degli effetti, il film, e cercaste di tirarvi indietro, gli effetti, per tornare alle origini della causa, voi stessi, avreste chiaro in mente, come cognizione, il chi siete o chi eravate veramente. Vi ricordereste nuovamente che, effettivamente, siete i creatori, i produttori, i registi e di tutti gli altri ruoli, di tutti gli eventi e le scene del film. Che siete solo il riflesso di voi stessi, tra la vostra causa ed il vostro effetto. E che tutte queste dimensioni sono state partorite solo da voi stessi. Incluso Dio. Dunque, appena vi sarete liberati da tutte queste illusioni, apparenze ed abbagli, vi renderete conto di tutti gli effetti, riguardo l'essere incollati, inchiodati ed appiccicati ad un karma da sciogliere che vi siete procurati da soli ogni sofferenza ed ogni dolore. Che voi stessi avete causato, sempre e solo se vi siete identificati nel ruolo del film e riconoscendo questa forma di architettura potrete liberarvene autoguarendovi, autoterapia. Grazie per il vostro ascolto, e a risentirci. 2015, Archeologia Industriale, Exadeus Pro, di Cosmo Gandhi. Per Radio Astral Fly. Somewhere deep in the jungle are living some little men and women. They are our past, and maybe they are our future. Stella d'Oriente, regala me la via, quella infinita che induce al sogno. Fai di me la tua regina e abbracciami con giochi di luce. Soffia l'aria fantastica che perdere mi fa nelle mete sospese, ove non esiste parola, ove niente turba il pensiero. Non chiedere tempo, né domani. Parla con me. Sfiorami piano e abbraccia il mio desiderio.
quando la notte scenderà, io aspetterò la tua magia, quella dell'invisibile destino che intreccia la sua tela. Sopita, cullami nel mio sogno, chiudi a chiave la porta, e quando la realtà busserà, non ascoltare le sue parole. Tienimi stretta a te, prigioniera beata del mio sogno. Danzare mi vedrai come morbida farfalla, aleggiare e volteggiare negli spazi infiniti, ove niente e nessuno mi potrà spezzare le ali. E se mai mi sveglierò, sospingimi piano sulle acque del mare, ove troverò la mia dimensione originale, quella della mia anima. Thank you.
visitatori e banchettari. Il bello del cyberpunk non è solo letteratura, foto, film e musica, ma una filosofia artistica e stupefacente sulle assurdità della nostra esistenza siderale e autodistruttiva, che ai margini dell'impossibile ci dà non solo la sensazione allucinante, ma anche nuove percezioni oltre l'immaginabile. Godetevi le storie di fantasmagoria senza pietà in un autoprocesso alla vostra coscienza, per crescere in un attimo solo e senza frontiere astrali e multiversali.